Bentornati a tutti i nostri telespettatori al consueto appuntamento con l'informazione locale su Radio dell'Appennino Parma in collaborazione con TG Parmense. Ancora divieto di transito per la giornata di oggi nella strada comunale Tornolo Isola. La ditta Corrado Aroldi sta intervenendo sulla frana che si è creata in questi giorni. Un grazie al consorzio della bonifica parmense per aversi presa carico dei lavori da eseguire e per il tempestivo intervento. A Medesano la contestazione per la realizzazione del polo logistico di Via Gai arriva in regione con un'interrogazione dei Verdi sull'impatto non previsto nella richiesta di variante, una valutazione da non lasciare nelle mani dei comuni. Medesano, 30 dicembre 2022. Nella giornata di ieri è stato presentato alla Regione Emilia-Romagna l'ennesimo progetto di polo logistico contestato dai residenti e dalle associazioni ambientaliste. Si tratta in questo caso del polo logistico di Via Ghiaie a Medesano. Il gruppo Verdi ha sottoposto alla giunta del governatore Bonaccini la congruità del progetto in termini di impatto ambientale, cosa che non è stata prevista nella variante al piano attuativo presentata al comune di Medesano. La questione arriva in regione a seguito della contestazione dei cittadini dei comuni di Medesano, Noceto, Collecchio e Fornovo e di Legambiente, tramite social, TV locali e l'assemblea pubblica al Teatro di Felegara il 12 dicembre, contro la cementificazione di 320.000 metri quadri di suolo agricolo, con la realizzazione di tre grandi magazzini per 150.000 metri quadri, strade di raccordo interne e parcheggi. Il progetto non prevede la realizzazione di opere di compensazione, né l'adeguamento delle strade attorno all'area, né in direzione dei principali assi viari. Inoltre, nel progetto Ghiaie non è previsto un collegamento alla rete ferroviaria. Si tratterebbe, nello specifico, di investimenti di natura speculativa, che restituirebbe al territorio un numero ridottissimo di posti di lavoro a fronte di un consistente impatto ambientale e consumo di suolo agricolo. Un trade-off tutto negativo tra manodopera a basso costo e forte pressione sui territori. Nell'interrogazione, firmata dalla consigliera Silvia Zamboni, Europa Verde, si chiede alla Giunta regionale che questo progetto richieda la predisposizione del normale percorso di valutazione di impatto ambientale da parte della Regione. Questo per sottostare a una regia regionale e non lasciato al singolo comune, in questo caso il comune di Medesano. Francesca Leoni, TG Parmense. Una grande serata di solidarietà e risate, martedì 3 gennaio alle ore 21 al Palalandi a Barni. Presenta la serata Steve Vogogna e grandi ospiti, Max Pisu, Francesco Rizzuto e Giorgio Reduzzi. Tutto il ricavato andrà in beneficenza. Ciao a tutti, auguri di buon Natale a tutti i telespettatori del TG Parmense di Video Taro. Il vigile palermitano Francesco Rizzuto, che poi sono io, altrimenti che ve lo dico a fare, vi ricorda che il 3 gennaio al Palalandi di Bardi alle ore 21 ci sarà un grande spettacolo e io sarò presente. Vi aspettiamo, ciao, auguri, buon Natale. Ora vediamo un breve video sulla messa in piedi del Palalandi a Bardi. Buongiorno a tutti, ci troviamo al Groppo San Giovanni a Bardi, di fronte al Castello di Bardi, dove stanno montando il Palalandi che ospiterà tutte le feste da qua per una settimana di gennaio. Cominceranno il 31 sera, penso che finiranno penso verso l'8. Comunque troverete poi la locandina con tutto quello che serve. Come vedete sono già al lavoro, una bella struttura, stanno circa 400 persone, quanto mi hanno detto, gli operai sono al lavoro. Il tempo non è dei migliori, purtroppo nebbia e pioggerellina ci fanno compagnia, ma in 448 gli operai monteranno tutto. Io vi saluto, vi ringrazio, un saluto da TG Parmense, da Giorgio, dove le notizie della Valceno passano anche da noi. Ciao ciao! Ringraziamento da parte del dottore Massimo Facchini, chirurgo dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro, verso la gentilissima persona che ha trovato il suo badge e lo ha restituito. Un ringraziamento che va tramite i nostri microfoni perché non è riuscito a farlo di persona.
Contrarietà sui social per lo sfratto della velo di Irma Tarasconi al cimitero di Ozzanotaro, la madre del prof Mario Allinovi. Lamentele date dal fatto che il comune è l'erede dei beni dell'artista ozzanese. Intervista al comandante dei vigili del fuoco volontari di Borgotaro, Pierpaolo Lodi. Sentiamo il bilancio sugli interventi di questo ultimo anno di attività. Allora, siamo col comandante Lodi Pierpaolo che ci spiega quali sono stati gli interventi nei vari comuni dell'Alta Valtaro in questo anno. Mi dica pure. Allora, il nostro territorio è suddiviso in 5 comuni. Il comune di Borgo Valditaro ha fatto 120 interventi circa, il comune di Bedogna ne ha fatti una cinquantina, il comune di Tornolo una trentina, come quello d'Albareto, e a Compiano siamo stati sui 20 interventi. Gli interventi complessivamente durante l'anno si aggirano sui 320-350 interventi, di cui le tipologie sono. Praticamente uno al giorno. Sì, quest'anno sì, a differenza degli altri anni che andavano in media sui 200-250, quest'anno sono aumentati perché sono stati fatti molti interventi mirati sui calabroni nostrani, che noi qua li chiamiamo santoni, Vespa calabro si chiama, e questi qua ci hanno portato via parecchio tempo nelle ore pomeridiane verso il calare del sole, quando è possibile andarle a recuperare perché sono tutti all'interno del nido, e se ne faceva 4-5 abbiamo iniziato coi primi di giugno ad arrivare a quasi fi a fine di ottobre, e tutte le sere, tutti all'imbrunire, noi partivamo e siamo andati a prendere questi calabroni qua, che hanno aumentato notevolmente gli interventi in valle. Abbiamo avuto anche degli incidenti non mortali, ma però da rianimazione, diciamo. E abbiamo lavorato con le forze locali della pubblica di Albareto a Borgotaro, con la Croce Rossa di Bedogna, con i carabinieri che ci aiutano quando siamo in strada sul territorio, con i rispettivi comuni e la loro polizia locale. Fate anche degli interventi in autostrada? Facciamo anche degli interventi in autostrada perché siamo catalogati fra il chilometro 40 e il 57 con il terminale sulla galleria del Tugo, siamo quelli più vicini, diciamo. E perciò Parma, quando attiva la squadra di partenza di Parma, attiva anche il distaccamento di Borgo Valditaro, e è il primo che arriva, dell'arrivo sul posto, e dice le esigenze di quel momento lì. Siamo stati anche in provincia, una cinquantina di interventi nella provincia di Parma per inondazioni, calamità naturali. Purtroppo quest'anno anche il nostro territorio è stato coinvolto come in bombe d'acqua, trombe d'aria, e ci siamo mossi in aiuto del comando di Parma. Noi ci vediamo tra alcune decine di secondi dopo la pubblicità per altre notizie interessanti ed importanti provenienti dai nostri territori. Il 3 gennaio 2023, alle 21, quindi il prossimo 3 gennaio, vi sarà Bardi ride e sorride, uno spettacolo di cabaret presso il Pala Landi. Una grande serata di risate e solidarietà con tre comici di Zelig, un evento organizzato dall'Interclub Valceno che sostiene come sponsor anche il TG Parmense. Per avere informazioni e per poter prenotare i biglietti in prevendita potete contattare il 349-88-44132. Non mancate, Bardi ride e sorride, un appuntamento unico per il nostro Appennino. E prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via nazionale 127. Al Molino Market abbiamo rinnovato lo scaffale dei vini, ampliato i prodotti del territorio e aggiunto prodotti ecologici per la pulizia della casa e della persona. Bombole del gas ed edicola sempre presenti. Aperti tutti i giorni dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.
Importante offerta al centro ottico del maestro. Acquistando un nuovo occhiale avrete in omaggio una lente su misura di ultima generazione. L'offerta vale dal 1 novembre al 31 dicembre 2022. I punti vendita del centro ottico del maestro li trovate a Borgo Taro, Fornovo, Bardi e Varese Ligure. Elettromeccanica Walfer, a Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Savio, disbrigo pratiche, sale del commiato, reperibilità 24 ore su 24. Savio, a Varano Melegari e Varsi. Gruppo Opimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. Buone feste da Baudassi, prezzi bassi a Borgo Taro. Aspiracenere Ribimex, 10 litri, 800 watt per stufe ad euro 39,90. Caffettiera elettrica, 2 tazze Bialetti ad euro 43,90. Stufetta elettrica, 2000 watt Buddy con termostato ad euro 29,90. Stufa a legna, 4 buchi, fonderia porta ad euro 1250. Sconto 20% su elettrotecnica. Pensili, Bosch, Makita, Milwaukee, auguri, Baudassi. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Morano Leggi, a Fornovo Taro, escavatori cingolati da 8 fino a 70 quintali, trivelle idrauliche e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Elettro Taro Fornovo, una vasta gamma di televisori delle migliori marche con tecnologia all'avanguardia. Elettro Taro, in via nazionale 127, a Fornovo Taro. Presso il supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia vi aspettano novità importanti. La rosticceria con polli e piatti di gastronomia cotta ogni mercoledì e sabato mattina. La nuovissima linea di gastronomia pronta surgelata, solo da scaldare in forno o al microonde, sia dolce che salata. Prodotta direttamente da noi per offrirvi la possibilità di avere sempre a portata di mano le nostre specialità. Supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia. Qualità senza compromessi. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia. A San Martino Sinzano di Collecchio. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pellet e legna. Ottica San Viti, il benessere dei tuoi occhi e la cura della tua immagine. Specializzati in visione binoculare, lenti orto K, montature personalizzate. Ottica San Viti, a Ramiola. Abbiamo intervistato il sindaco di Varano de Melegari, Giuseppe Restiani, sul recupero dello stabile ex Iside a Vianino. Ascoltiamo gli sviluppi. Io so che tra le prospettive comunque della sua amministrazione c'è un importante miglioramento e recupero dello stabile a Vianino dell'ex Iside, viene definito così. Ci fa una panoramica ancora di quello che sarà, diciamo, la trasformazione che si spera si riuscirà a fare e a trasformare? Ma noi siamo partiti dopo 23 anni di stallo, perché praticamente sì. L'edificio era stato oggetto di un finanziamento al Ministero dei Trasporti. Quindi intorno al 99, roba di questo, diciamo le date esatte ovviamente, ma più o meno il periodo è quello. Non si poteva ovviamente intervenire perché era un finanziamento pubblico, quindi bloccato. Quindi con tenacia e voglia di arrivare a uno scopo, anche perché era il nostro scopo prefissato anche nelle campagne elettorali che abbiamo fatto, quello di avere la possibilità almeno di avere svincolato questo edificio. Ci siamo riusciti, non tanto tempo fa, 6 mesi fa, grazie a un emendamento che era stato fatto a una delle ultime leggi finanziarie
del vecchio governo, e quindi siamo riusciti a svincolare questo edificio in modo tale da poter iniziare la progettualità. Abbiamo fatto uno studio insieme all'università, perché riteniamo che ovviamente far lavorare gli studenti universitari possa essere anche da parte nostra, ma da parte loro, un incentivo, e capire quello che può essere poi il futuro. Quindi cercando di creare la possibilità di valorizzare una progettualità che possa essere realistica e non fatta scientifica, quindi qualcosa di ovviamente che sia fattibile, perché sappiamo benissimo che sono fondi pubblici, quindi l'edificio nel suo essere deve rimanere tale, facendo piccoli interventi di recupero, con dello spirito di poter valorizzare il territorio e quindi fare fruire questo edificio al territorio, in modo particolare di Vianino. Chiedo scusa, so che ci sono comunque, oltre che alla fruibilità, anche proprio un discorso di servizio. Era previsto un ambulatorio? Sì, sono stati ovviamente, dato che è un fabbricato per il territorio di dimensioni importanti, sì. Quindi sono stati previsti in questo progettualità di massima proprio l'intervento di poter fare qualcosa che colleghi ovviamente a un servizio alla collettività più problematiche, quindi ambulatori, che possa essere un servizio proprio in senso lato a tutta la comunità vianinese. Benissimo, allora noi le auguriamo in bocca al lupo per l'anno nuovo e la ringraziamo come sempre. Io ce ne posso approfittare, approfitto per tutti i vostri telespettatori di augurare un buon Natale, un felice anno nuovo e ci vediamo nel 2023. Il 2023 che sia migliore. Grazie, buona giornata. Mille. Ascoltiamo le parole nell'intervista al sindaco di Bedonia, Giampaolo Serpagli, per i progetti che sono alle porte. In ultimo, colgo l'occasione per rilanciare un progetto che già con la precedente amministrazione cercavamo di supportare, ma è logico che la dobbiamo supportare coscienti del fatto che siamo il comune più grande di comuni che vorremmo si fondessero, cioè Bedonia, Compiano e Tornolo. Questo è un progetto che non si farà da solo, ma si farà in tre, però insomma era nel nostro programma di amministrazione e è un percorso lungo, ma cerchiamo di arrivarci, perché potrebbe essere questo anche un aiuto a quelle comunità più distanti da Bedonia che dovremmo rafforzare dandogli dei servizi adeguati, tipo la scuola, i servizi sociali, dandogli non limitando Bedonia a ultimo baluardo, ma alzando il livello, perché se manteniamo le persone più a monte di Bedonia, sicuramente Bedonia si rafforza. Grazie alla nostra inviata negli Stati Uniti, ora un approfondimento e un confronto sui prezzi della benzina, sempre stati inferiori rispetto a quelli in Italia. È noto probabilmente a molti di voi che negli Stati Uniti la benzina è sempre costata meno rispetto a quanto la paghiamo in Italia. Logicamente tutto ciò varia da Stato a Stato e il prezzo fluttua nel tempo, ma di solito costa meno della metà rispetto a quando la paghiamo in Italia. E questo vale anche nei momenti di crisi internazionale, come negli ultimi tempi. Ovviamente anche qui in America i prezzi sono aumentati sensibilmente, fino a raggiungere addirittura i $9 per gallone, precisamente nello stato della California, dove le tasse per l'emissione del carbone sono più alte. Ma negli ultimi mesi si sono ridotte, pur non raggiungendo i costi del 2020, quando un gallone, che ricordo corrisponde a quasi 4 litri di carburante, costava $2.17. Ecco, oggi vi porto al Costco, un enorme magazzino accessibile solo ai soci membri, dove le spese di gestione sono considerevolmente più basse e quindi i prezzi più convenienti, inclusi quelli del carburante. Ecco, mi trovo al Costco. I Costco sono distribuiti lungo tutti gli Stati Uniti, ma prevalentemente nella zona centrale e meridionale.
e qui siamo in coda in questo momento per far benzina. La benzina è aumentata ovunque, credo, nel mondo, e quindi questo è uno dei posti più convenienti per rifornirsi. Adesso, quando arrivo alla pompa, vi faccio vedere quanto costa quest'oggi un litro di benzina. Considerate che qui noi andiamo a galloni e un gallone è pari più o meno a 4 litri di carburante. Ecco, il prezzo è di poco meno di $3.60. Dobbiamo fare questa divisione considerando i 4 litri di benzina, considerevolmente più basso rispetto alle pompe italiane, perché qui noi non paghiamo le accise. Intervista a Marco Fallini, fotografo amatoriale, autore della mostra Dalle tenebre alla luce, nel seminario di Bedonia. Siamo in videochiamata con Marco Fallini, un fotografo amatoriale che però ha realizzato delle stupende foto che attualmente sono in mostra presso il seminario vescovile di Bedonia. Marco, che cosa immortalano queste foto e come è nata, come si è sviluppata l'idea di queste immagini? Amici, una decina d'anni fa mi hanno detto che erano andati alla messa della Natività del giorno di Natale, al mattino alle 5. E perché soprattutto per vedere un effetto che nel momento in cui si avviene c'è veramente una grande suggestione. Cosa capita? Che si entra all'interno del battistero antelamico, ovviamente, con delle candele in mano, accese a dei grossi braccieri che vengono posti all'esterno, sulla piazza del Duomo, nel buio più completo. E ovviamente questo buio è anche all'interno. Si celebra la messa e a 7:45 avviene un fenomeno che veramente è estremamente suggestivo. Dai finestroni superiori, che sono gli unici che ci sono, che illuminano, diciamo, il battistero all'interno, in pochi minuti entra un po' di luce, in pochi minuti si accende il soffitto, che viene chiamato anche il paradiso, e ovviamente è stato affrescato in epoche più avanzate dei tempi dell'Antelami, ma in pochi minuti. Quindi c'è questo fenomeno estremamente suggestivo, che dalle tenebre più profonde si va alla luce. Quindi per questo il nome della mostra, Dalle tenebre alla luce, sul battistero di Parma. Mi diceva che però questa operazione di fotografica è durata non un unico anno, è stata un'operazione impegnativa. Certo, perché bisogna lavorare nel buio, quindi ci vuole un cavalletto. Io poi ho una macchina analogica, quindi ho una macchina 6x6, bisogna cambiare, e le immagini vengono impresse su delle diapositive. E qui bisogna vedere l'esterno, l'interno, c'è molta gente, poi si entra all'interno con discrezione, si cerca di fotografare, però non è sufficiente. Difatti io con mia moglie siamo andati 3 o 4 volte per 3 o 4 anni. Questo ci ha permesso di realizzare un servizio più completo. Qual è la foto di quelle che ha ritratto e che sono visibili a Bedonia, quella che le è rimasta più nel cuore? Direi che il punto centrale è intorno al battistero ottagonale in marmo di Verona. Queste candele, la gente che ovviamente non esistono lampade, ma soltanto le candele, c'è questo momento medioevale proprio, richiama il medioevo. In fondo ci sono delle immagini, la Vergine, il prete che sta celebrando la messa, e poi ovviamente il momento quando si illumina il paradiso. Questa la parte alta del battistero, sì. Perché in basso rimane sempre un po' di buio, ecco. Ringraziare per questa mostra? Ma e quando è visibile anche? Fino a quando? Così finiamo così. Questa mostra è presente fino al 17 di gennaio, ma direi che grazie all'aiuto di Don Nino Ferrari, di suo fratello Gabriele e anche dei sacerdoti, diciamo, del seminario. Poi ci sono state la collaborazione delle due segretarie, dell'Oriella e l'altra di cui non mi ricordo il nome.
A Vianino, con l'associazione Amici di Vianino, domenica 19 dicembre, una bellissima iniziativa natalizia. Scopriamo di più. Domenica 19 dicembre a Vianino ha avuto luogo una bellissima iniziativa natalizia. L'associazione Amici di Vianino ha allestito un albero sul quale ogni bimbo ha portato una decorazione natalizia. Ciao, come ti chiami? Fiamma. Hai portato delle decorazioni? Sì, allora io ho portato, come vediamo qua, questa pigna un po' decorata, glitterosa, e quella lì, questa qua a punta. Mia sorella ha portato questo qua, e questo qua mi piace molto perché è una bella iniziativa? Sì, per me mi piace molto perché dà il stimolo che tutte le persone vengano qua a portare i regali, a portare quello che devono appendere. Le decorazioni, quindi. Sì. E ritieni che sia un messaggio anche di speranza e di buon Natale? Sì. Bene, allora grazie. Ok, ciao. Buone feste. Comunicato politico del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Tagliaferri. Sul calendario venatorio l'ennesimo pasticcio di Bonaccini e dei suoi assessori. La Regione Emilia-Romagna chiarisca quali sono i suoi intendimenti, nel particolare sul calendario faunistico venatorio e in senso più generale sul ruolo di pubblica utilità dei cacciatori e del rapporto tra associazioni venatorie e ambientaliste. Il calendario venatorio regionale, più volte rimaneggiato da TAR e Consiglio di Stato, e che, con una decisione del tutto unilaterale e senza alcun confronto con le associazioni venatorie, terminerà il prossimo 31 dicembre, con un taglio di 30 giorni rispetto a quanto emanato in origine. Adesso si aspetta che la Regione si rivolga a questi Pasdaran, controllori dell'ambiente, quando si tratterà di operare per evitare la proliferazione dei cinghiali nei nostri territori, oppure per scongiurare la diffusione della peste suina dalle regioni vicine al nostro territorio. Vediamo ora le previsioni meteorologiche per questo weekend e vediamo come andrà l'inizio di questo anno a cura di Francesca Leoni. Benvenuti alle previsioni meteo per il fine settimana. A Collecchio, Fornovo, Medesano e Noceto, bel tempo con sole splendente, non sono previste piogge. La massima sarà di 10 gradi, la minima di 8, venti deboli. In Valceno, bel tempo con sole splendente, non sono previste piogge, la massima sarà di 9 gradi, la minima di 8, venti deboli. In Valtaro, bel tempo con sole splendente, non sono previste piogge. La massima sarà di 12 gradi e la minima di 9, venti deboli. In Alta Valle, bel tempo con sole splendente, sono previsti 5 mm di pioggia nella giornata di domenica. La massima sarà di 10 gradi e la minima di 8, venti moderati. Nessuna allerta meteo prevista. Grazie per averci seguito, Francesca Leoni, TG Parmense. Ringraziamo tutti i nostri telespettatori per essere rimasti con noi anche oggi e vi ricordiamo il programma della serata. Alle ore 20:35 salute e società. Alle ore 20:50 video station. Alle ore 22:30 RTA Parmense News. E alle ore 23 balla che ti passa. Tutto lo staff di RTA TG Parmense vi vuole augurare un felice anno nuovo e un buon proseguimento per questa serata.